complesso del Don Gentili che contiene le scuole, Don Orione e altre realtà, l'Oratorio dell'Immacolata. Si è aperta la città con questo progetto che si intitola appunto Insieme si cresce. L'obiettivo fondamentalmente è quello di accogliere non solo gli studenti al di fuori del tempo scuola, quindi nel tempo pomeridiano, ma anche tutti gli allievi, i giovani, insomma, della città per ospitarli e ospitarli nelle nostre realtà. Noi abbiamo tanti campi sportivi, delle zone ludiche, di gioco, dei laboratori, quindi aprire la scuola e gli spazi oratoriali al contesto della città. Questo progetto coinvolge l'ambito sociale, numero 6, e l'Oratorio dell'Immacolata e anche delle associazioni che poi danno un apporto musicale o un contributo professionale proprio all'attivazione dei percorsi. Parliamo di adolescenti dagli 11 ai 17 anni, quindi questo progetto che insieme al Don Orione, anzi loro sono i protagonisti, insomma l'Istituto Don Orione, noi abbiamo sostenuto come partenariato, come ambito sociale 6, perché è un progetto che si rivolge ai giovani, agli adolescenti, soprattutto per contrastare l'abbandono scolastico e per cercare anche di prevenire il disagio sociale. Ed è attraverso delle attività che sono anche attrattive, laboratori ed esperienze, un modo per cercare di costruire insieme più soggetti, più interlocutori, una comunità ed educante, cioè una comunità che insieme, come dice tra l'altro anche il titolo, fa crescere soprattutto coloro che appunto sono il nostro futuro, quindi le nuove generazioni. Saranno, io credo, tante belle esperienze da vivere, tra l'altro in un contesto in cui è, diciamo, multidisciplinare, perché si passa dallo sport alla robotica, alla musica, a tante altre attività, e quindi un modo davvero per cercare di costruire percorsi per rendere protagonisti i giovani e soprattutto promuovere quella cittadinanza attiva di cui appunto in questo contesto ne vediamo anche la concretezza.